Bentornati cari follower dal vostro caro signor Santilio. Dopo aver analizzato i giochi usciti su più di un sistema, in questa puntata ci dedicheremo esclusivamente all'Amiga, amatissimo computer al suo tramonto, tant'è che possiamo considerare questa di novembre come l'ultima stagione prenatalizia importante. Colpa della scellerata gestione Commodore e dell'inconsistenza dei nuovi modelli su chip AGA. Noi comunque passiamo avanti agli errori della storia e parliamo di Dungeons of Avalon 2, Island of Darkness, titolo molto particolare soprattutto per la sua distribuzione. La rivista Amiga Mania infatti lo ha regalato proprio assieme al suo giornale ai lettori, un'operazione che in realtà segue la distribuzione secondo la stessa maniera del primo Dungeons of Avalon. Entrambi i giochi sono dei dungeon crawler abbastanza semplici, ma non per questo dignitosamente realizzati. Graficamente sono piuttosto accattivanti e, in foto, sembrano prodotti perfettamente professionali, ma le limitazioni vengono a galla nel momento della partita, con dungeon non molto godibili ed eccessivamente ripetitivi. Bene, prepariamoci ad una serie di giochi che finiranno, prima o poi, tutti nella rubrica Industria Tricolore, dato che questo mese è probabilmente il più prolifico di sempre per le aziende italiane, e già nella scorsa puntata abbiamo trovato Dylan Dog e Smash. Ripartiamo con la Simulmondo e 3D World Sucker, erede, ma solo parzialmente, del più conosciuto iPlay 3D Sucker. Le intenzioni del publisher sono da un lato quelle di spingere ancora sul campo del calcio in 3D, dall'altra quella di uniformare di più il gameplay alla massa, con telecamera non più ad escursione libera, ma direzionata sempre verso il lato lungo del campo, una soluzione resa popolare da Striker e Super Formation Soccer. Nonostante la recensione molto positiva di TGM, il gioco è mediocre e la grafica resta la sua parte migliore, mentre l'intelligenza artificiale ce la mette tutta per rovinare le partite, con il massimo esempio del portiere, criticabile a dir poco. Peccato perché ancora una volta un prodotto italiano molto interessante viene falciato dalla quasi totale mancanza di rifinitura. La trilogia 3D World della Simulmondo arriva a conclusione con 3D World Tennis, che dopo box e calcio sembra poter rappresentarne il punto più alto. E ci riesce, in effetti, anche se neppure in questo caso si arriva a livelli buoni. L'intenzione è quella di riprendere ed ampliare la formula di un altro vecchio titolo Simulmondo, chiamato GP Tennis Manager, al quale è stata praticamente incollata una sezione giocabile, con inquadratura dalle spalle del nostro tennista, con tanto di telecamera in movimento. Ancora una volta c'è poco da criticare sul fronte tecnico, grazie al codice snello e ai bei disegni di Riccardo Cangini, ma questa stessa equipe ha lavorato su più giochi in contemporanea, e neanche stavolta sorprende il ritrovarsi di fronte ad un gameplay rozzo. L'inferiore complessità della disciplina simulata lenisce le imperfezioni, ma le mire di questa produzione avrebbero meritato maggiori cure. Nella scorsa puntata avevamo già recensito Smash, ma la Idea Software porta questo mese anche Cattivic. Tie-in di un fumetto purtroppo poco noto all'estero. Cattivic, come lo stesso nome lascia intendere, è perfido e molto incline al furto. Nella sua forma elettronica dovrà ovviamente cercare di rubare tutti i gioielli degli stage che affronterà, i quali spunteranno una volta liberatosi dai nemici. Ogni livello è molto compatto, di poche schermate, ma Cattivic avrà dalla sua tutta una serie di gadget diversificati da sfruttare all'occorrenza, ma disponibili in numero limitato. La grafica restituisce più che dignitosamente il tratto del fumetto e la peculiare espressività del protagonista, e il gameplay non è neppure cattivo, sebbene sottosfruttato nelle potenzialità. Chiudiamo il filotto delle pubblicazioni tricolore con un altro gioco dell'Idea Software, l'ultimo e non soltanto per questo mese. Dopo Sturmtruppen non si registrano, infatti, ulteriori uscite con questo marchio. Sulle regioni dello stop magari ne parleremo un giorno, ma è di sicuro un momento triste. Sturmtruppen, invece, cerca di non esserlo altrettanto, soprattutto perché il fumetto da cui è tratto parodizzava l'esercito tedesco. La linea satirica, per ovvie ragioni, è meno palpabile nel videogioco e si concentra soprattutto sull'essere un run and gun che oggi definiremmo alla Metal Slug, con scorrimento dello schermo orizzontale, nemici alla nostra volta e persino la possibilità di controllare un veicolo. La grafica è molto ben disegnata, mentre la sensazione impugnando il joystick è quella di un arcade fin troppo essenziale e generico, ma si sono visti indubbiamente tie-in peggiori. Addio all'Idea Software.
Costituita da programmatori che avevano collaborato a piccoli progetti per altre aziende in passato, la Synergy Software decide di creare un videogioco tutto proprio intitolato Rebellion. Ad una prima occhiata potrebbe sembrare un clone fantascientifico di Gauntlet, in realtà la meccanica principale è quella di salvataggio di ostaggi. Con un'inquadratura perfettamente dall'alto, il soldato da noi controllato si sposterà in piccoli livelli che scrollano in ogni direzione, nei quali non mancano ovviamente nemici, ma soprattutto questi poveri sventurati da salvare. Sventurati e decerebrati, a giudicare dalla deficitaria intelligenza artificiale che li governa e che li porta ad incastrarsi in angoli, pareti, addobbi vari. Una volta toccati, andranno portati all'interno dell'astronave, sani e salvi. L'idea è semplice e moderatamente divertente, purtroppo è drammaticamente scarso in tutto quanto riguarda grafica e sonoro. Tra i grandi classici della prima ondata degli anni Ottanta figura di diritto Mr. Do della Universal, in cui era nostro compito controllare un giardiniere in procinto di lavorare sul suo bizzarro giardino passando il suo tagliaerba su ogni casella. Beanie Beetle in Color World della Maxoft parte proprio dalla medesima idea, arricchendone il concept e non per questo ottenendo un risultato migliore. Il nostro personaggio stavolta potrà anche usufruire di alcuni bonus, ad esempio le indispensabili bombe per aprire bevarchi e persino fare fuoco sui nemici. Una parte di immediatezza si perde e le novità non fanno neppure il paio con un bel level design brillante. A deludere ulteriormente l'aspetto del prodotto, alquanto amatoriale, è poco attraente, ma come attenuante va detto che è stato realizzato da un unico ragazzo di nome Andrea Sturofsky. Dopo Rebellion, la Synergy Software porta un altro gioco sugli scaffali in vista del Natale. Peccato che anche in questa seconda occasione le problematiche siano le medesime. Slackskin and Flint, oltre ad avere un brutto titolo, è anche un gioco molto mediocre. Stavolta la grafica è costituita da schermate fisse, nelle quali si muovono diversi sprite, fra i quali ovviamente i nostri nemici, ma anche il nostro orribile personaggio, a metà tra un dinosauro ed un cinghiale in armatura. Esso avrà la capacità di sparare, indispensabile per sbarazzarsi di ondate di nemici, che ci salteranno addosso in maniera disordinata e saranno difficili da scansare, anche per l'ingombro a video del nostro avatar. La grafica è brutta e a tratti persino scopiazzata. Come se non bastasse, il gioco è intriso di bug che addirittura consentono di evitare di combattere i boss di fine livello. Nella schermata iniziale è riportato il 1993, ma in realtà The Cartoons era già disponibile da questo momento almeno per la critica videoludica. La francese Laurie Ciel cerca di lavorare su un filone buono, quello dei puzzle game alla Lemmings, che chiedono al giocatore di condurre uno o più soggetti all'uscita, nell'occasione una sorta di ragazzino. Noi invece impersoniamo un supereroe, addirittura capace di volare, che dovrà raccogliere qua e là dei blocchi per facilitare il percorso del suo amico, ma senza disdegnare qualche scazzottata coi nemici. In alto a sinistra è presente una finestra che mostra costantemente cosa combina il ragazzo da salvare e la grafica generale è rifinita e ben disegnata. Un gioco che in foto fa un figurone, ma che poi non si rivela entusiasmante da affrontare a causa di un ritmo blando e livelli poco stimolanti che lo hanno portato ad essere velocemente dimenticato. La Tech Software aveva pubblicato da meno di un anno Shadowlands, un RPG con visuale isometrica d'ambientazione fantasy, in cui il solito party di eroi doveva affrontare dei dungeon, ma con una innovativa implementazione della luce, che influenzava significativamente il gameplay. Dallo stesso punto riparte Shadow Worlds, e il cambiamento più significativo è nel setting, a questo turno fantascientifico. Prima come ora, ha un ruolo importante la gestione del proprio inventario e dei propri personaggi in generale, con diversi parametri da tenere sott'occhio, e in questo caso anche un piacevole sistema di assemblaggio di armi. Le imperfezioni di Shadowlands, però, non sono state corrette nei pochi mesi trascorsi, e in Shadow Worlds pungono ancora di più. Permane la quasi totale assenza di una trama, e sezioni molto frustranti dalla difficoltà sbilanciata, e la nuova ambientazione è per molti meno evocativa dell'originale. Nonostante questo, un gioco comunque buono. Thank you.
Magari la parola Sokoban non sarà proprio autoesplicativa, ma è una tipologia di gioco che tutti abbiamo approcciato in qualche sua forma nella nostra carriera videoludica. Consiste nel trasportare blocchi da una parte all'altra dell'area di gioco ed è stata anche il cuore di molti classici del videogame. Anche di Gen Z, titolo che le riviste trattano questo mese ma che non vedrà mai la luce. Lo aveva praticamente ultimato la Kaiko, ma il publisher Software 2000 decise di non pubblicarlo, dopo che una copia del gioco fu rubata ad una fiera resa disponibile nel floridissimo mercato della pirateria. Gli amighisti si sono persi un buon gioco, anche se non un capolavoro, che rispettava la filosofia della Kaiko, team europeo fondato, tra gli altri, da Chris Ulsbeck, ma che si ispirava prepotentemente alla scuola nipponica. Team 17 è stato l'indiscutibile valore aggiunto della fase di maturità piena dell'Amiga, ed ogni nuova pubblicazione era circondata da enormi aspettative. Questo mese arriva Assassin, sviluppato dagli Psyonix Systems, che rispetta pienamente il vero diktat del publisher: mantenere una tecnica sopraffina con la massima priorità. L'esecuzione di Assassin è oggettivamente impeccabile, grazie alla grafica a 32 colori ed uno schermo disegnato in tutti i 320x256 pixel disponibili per Amiga, senza dimenticare uno scorrimento a 50 fotogrammi al secondo irreprensibile. Sembrava, anche grazie ad entusiastiche recensioni, un gustosissimo erede di Strider, ma la verità è che Assassin piega il suo game design alle necessità tecniche, inserendo un nemico per volta o quasi, con tutto quanto possa significare per il ritmo di gioco. I livelli sono ampi, ma noiosi da affrontare, ed il nostro personaggio difetta di carisma e di un modello di combattimento stimolante. Restano un parlato digitalizzato introduttivo e impressionante ed una seguente splendida musica di Alistair Brimble, ma per divertirsi davvero bisognava cercare altro. L'Amiga ha avuto per anni un vantaggio schiacciante sui PC nel campo dei videogiochi, soprattutto perché questi ultimi nascevano senza audio, montavano schede grafiche da ufficio e non conoscevano ottimizzazione. Nel 1990, però, la Origin cominciava un percorso che l'avrebbe portata a spremere al massimo la nuova tecnologia, e con Wing Commander offriva grafica VGA 256 colori, una pseudo-tridimensionalità molto dettagliata ed audio da orchestra, a patto di spendere diversi milioni di lire per un PC. I computer Commodore, semplicemente, non potevano arrivare a tanto, ma una conversione rimase un sogno nel cassetto per la community. Con oltre 2 anni di ritardo, Wing Commander viene reso disponibile per tutti gli Amiga, ma a che prezzo? Il ridimensionamento della grafica e dello spettacolo è drastico, a causa di pochissimi colori sullo schermo ed un framerate bassissimo sui modelli base. Poco più fortunati i recenti possessori di Amiga AGA, che potevano godersi un'azione più fluida. Quantomeno il gioco c'era ancora tutto, con il suo gusto per le battaglie spaziali, affiancate da una storia raccontata faccia a faccia coi protagonisti delle vicende, che potremo incontrare nelle aree liberamente esplorabili della nostra base spaziale. La consapevolezza, però, che Wing Commander fosse ormai roba vecchia per gli utenti PC, dava la misura del durissimo futuro che attendeva il computer Amiga. L'ultima esclusiva, ma solo temporale, per Amiga di questo mese è Pinball Fantasies. Questo è uno dei rari casi in cui si può usufruire della definizione di capolavoro senza alcuna esitazione. Pinball Fantasies fu semplicemente il miglior gioco di flipper mai pubblicato fino a questo momento. La Digital Illusions, che oggi è cresciuta ed è dietro la colossale serie di Battlefield, decise di sfruttare la stessa formula che portò al successo meno di un anno prima con Pinball Dreams, ovvero quella di preparare 4 tavoli distinti per tema, musiche e meccaniche. Ovviamente il vero successo è nella strutturazione di questi tavoli, tutti divertenti, ognuno in grado di ammagliare questo o quell'altro giocatore. La fisica della palla è stata ulteriormente migliorata, lo scrolling dello schermo è ancora impeccabile e non manca neppure una nuova e deliziosa colonna sonora. Pinball Fantasies si è imposto come il flipper più apprezzato della sua generazione e tra i migliori della storia intera, capace di garantire genuino divertimento ancora oggi. E con questo ultimo gioco vi saluto, vi rimando alla prossima rubrica qui sull'archivio del signor Santilio. Come sapete, se volete potete supportare il mio lavoro tramite donazioni con Patreon o PayPal, seguendo i link in calce al video. A presto!